impiegati furbetti di Sanremo, mentre andavano a fare la canoa al posto di strisciare il bagno, mandavano, scrivevano su Facebook delle cose terribili contro questi politici ladri. Allora, questa è la cosa fantastica della nostra società. Questa è una cosa che voglio sentire anche Cantone. Mi fate vedere Facebook, perché ha ragione Goffredo, questi qui, questi mentre politici, la mattina andavano a timbrare in mutande, poi dopo su Facebook si inalberavano contro i politici corrotti, postavano, ce li abbiamo? Eccoli qua, papà, tu paghi la tassa sugli animali, ma certo con tutti i maiali che mantengo a Roma, dice uno. Poi ce n'è un altro che cita Falcone. Povero Falcone. Pure. Ah, no, la H, non è necessario avere una religione per avere una morale, perché se non riesci a distinguere il bene dal male, quello che manca è la sensibilità a una religione, e quello poi girava in mutande e trimbarava in mutande, va bene. Non mi vergogno di essere italiano, mi vergogno solo di essere rappresentato da politici condannati e corrotti che saccheggiano ogni santo giorno nei paesi più belli del mondo. Lui non andava a lavorare. E c'è anche Falcone, eccolo qua. Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così, solo che quando c'è da rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed allora la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Questa gente qui non è la casta. È il popolo italiano, è un problema questo, Cantone. Guardi, io credo che Buccini ha detto la cosa sacrosanta, cioè la sottovalutazione del tema, perché io pure individuo sempre quella vicenda Expo un po' come emblematica del sistema Italia. I due signori che avevano pagato la pena, avevano scontato la pena, però avevano commesso fatti di corruzione, si presentavano con i loro nomi di battesimo, avevano nomi noti, entravano nelle stazioni appaltanti, avevano rapporti con i politici, con gli imprenditori. Nessuno diceva, ma scusate, ma a che titolo? Io ho detto per paradosso, è una cosa molto paradossale l'esempio che facevo, era come se un bidello condannato per pedofilia tornasse fra i bambini. Nessuno aveva nulla da preoccuparsi. Io sono molto preoccupato di queste indicazioni, perché l'Italia è uno strano paese in questo senso, cioè è troppo facile prendersela sempre coi politici, che ovviamente hanno responsabilità enormi, ci mancherebbe altro, però è diventato anche l'alibi che poi può giustificare. Se lei oggi andasse a chiedere a quel signore che cosa dice, dice ma io ci credo, ma visto che lo fanno tutti, perché non lo devo fare anch'io? Dicono una leggerezza in alcuni casi, non si rendono conto che invece c'è ovviamente un filo rosso. La presunzione di innocenza. La responsabilità della politica, secondo me, è aver dato alcuni anni fa, diciamo, un segnale di tana libera tutti, a un popolo come quello nostro che, diciamo, che non è che abbia una morale calvinista strutturata, diciamo, è un popolo che tende all'autoperdono e all'autoconsolazione. Se tu agli italiani oggi dai un segnale di tana libera tutti, cioè si può fare, vabbè, ecco, io ho rubato un po', ma rientra nelle mie libertà, vuoi forse conculcare la mia libertà? Vuoi forse conculcare la libertà di mia sorella di andare a far marchetti così io divento direttore generale? No, è un fatto di libertà. Ecco, se tu mandi questo messaggio agli italiani, diciamo per una ventina d'anni, è possibile che poi hai dei risultati piuttosto gravi. Ecco, però poi si libera tutti, però mi dica